Vado in Peri a un regalo di Natale anticipato che il calendario fa agli appassionati di eccellenza, perché non è solo derby, non solo, due delle più blasonate squadre della regione, non ci sono solo tre punti in palio. Vado in Peri alla 14ª giornata, vale il primato e buona parte del titolo di campione d'inverno, con i vadesi primi a quota 27 e nerazzurri a inseguire due punti sotto la capolista. In Peri la trazione anteriore con Dadi, Castagna e Sanci, il numero 7 è il primo a balzare agli onori della cronaca, cosa che farà iliante per tutto il resto della gara. Questo è solo il primo di una serie di interventi decisivi da un portiere all'altro, perché poco dopo il quarto d'ora Mengali si crea lo spazio per il tiro, la conclusione del numero 10 è respinta da Miraglia. Fiammate imperiesi prima del duplice fisco, al 26esimo Sanci ci prova dalla distanza, due minuti più tardi lo stesso numero 7 manda al bar tutta la difesa rossoblu, manda al bar però anche il pallone sparando alto a tu per tu con Iliante. La ripresa si infiamma dopo 10 minuti, perché un match collettivo diventa individuale quando Dadi e Iliante si sfidano a colpi di tiri e parate, soprattutto perché il grande ex della gara, prima di istinto poi di ragionamento, nega la gioia dell'1-0 all'ex compagno di squadra, di cui in poi la super sfida si insabbia a centrocampo come un fulmine a ciel sereno. Arriva l'episodio che potrebbe decidere la gara, ma sul cross di Metalla Mengali è poco reattivo e la sfera termina fuori di un soffio. Nel finale mischia in aria vadese con brivido lungo la schiena dei tifosi rossoblu, a tempo praticamente scaduto. Giallo per Mengali e Pollero per il difensore imperiese è il secondo, e gli ospiti finiscono in inferiorità, ma non succede più nulla, termina 0-0 il big match, un punto di conferme per il Vado, un punto di consapevolezza per l'Imperia.